Grazie Presidente, ho ritenuto doveroso informare il Consiglio dell'accordo che andremo a firmare domani mattina con il Governo nazionale e il Governo regionale su Bagnoli. Non si tratta, di un qualcosa che esaurisca un dibattito che a mio avviso deve interessare l'intero Consiglio Comunale, tanto è vero che la proposta che faccio a lei Presidente e al Consiglio, se si possa trasformare la prossima seduta del Consiglio Comunale del 24 luglio in una monotematica su Bagnoli, perché il 27 luglio il governo ha convocato la cabina di regia su Bagnoli, che dovrebbe essere presieduta dal Presidente del Consiglio. Siccome nell'intesa è indicato, che è stato un punto che noi abbiamo voluto fortemente, che la stessa venga portata negli organi della città, noi riteniamo che il dibattito vero e proprio si possa aprire solamente dopo la firma dell'intesa. Io ho grande rispetto per tutto ciò che è accaduto in questi giorni, grazie, con le anticipazioni sui giornali, tutto quello che volete, mi potete dare atto nel merito della vicenda. Io non sono entrato e non entro nel dettaglio nemmeno oggi, perché per me si può parlare di qualcosa di effettivamente concreto, vero, efficace da sottoporre al dibattito della città nel momento in cui c'è un'intesa firmata. Tant'è vero che ancora ieri sera alle ore 23:30 il nostro gabinetto era in consultazione col gabinetto del governo per limare qualche punto, e siccome i punti in questa vicenda possono essere forma e sostanza, credo che questo sia l'atteggiamento più corretto. Nello stesso tempo ho ritenuto e abbiamo ritenuto comunque necessario fare un'informativa alla Municipalità e al Consiglio Comunale, informativa non formalmente necessaria ma politicamente corretta, perché il risultato che noi andiamo a conseguire domani non è frutto della volontà dell'amministrazione comunale solamente. Noi riteniamo di aver raccolto in questi anni sollecitazioni, idee, proposte, critiche, mobilitazioni provenienti da tutta la città, in particolare dal territorio di Bagnoli, che è il primo direttamente interessato, dalla municipalità, dai consiglieri, dagli intellettuali, dai cittadini, dai manifestanti, dagli studenti, dai disoccupati, insomma. Riteniamo che con l'intesa di domani noi abbiamo servito il popolo napoletano. Non dico ai posteri la tua sentenza, perché sarà il Consiglio Comunale che esprimerà una prima valutazione il 24, se siete d'accordo di fare questa monotematica su Bagnoli, dove sarebbe interessante anche venire fuori con una mozione, magari unitaria. Se non è unitaria, sarà, se ci sarà una maggioranza su questo punto, è il Consiglio che è totalmente autonomo. Io vi posso dire che non entro oggi nel dettaglio, ci entrerò il 24 se si farà la monotematica o quando il Consiglio lo riterrà necessario, però mi sento di dire di essere innanzitutto molto soddisfatto di aver prestato ossequio a quello che noi riteniamo la volontà enormemente maggioritaria della nostra città. Vado per titoli. Rispetto delle prerogative territoriali, è un accordo che viene firmato tra il Ministro De Vincenti, il Presidente De Luca e il Sindaco di Napoli. Questo era impensabile fino a poco tempo fa. C'è la bonifica integrale, che è il risultato più clamoroso, più importante per un territorio violentato nel corso degli anni, che ha visto morti, ha visto tragedie, ha visto disoccupazioni e ha visto le cose che conosciamo e che oggi non dico perché vado per titoli. Il progetto di rigenerazione urbana. Il progetto di rigenerazione urbana vede accolte le proposte della città, tutte. Io non ero assolutamente certo che si raggiungesse a un livello di accordo di questa portata, cioè si è andato al di là delle intenzioni, e quindi voglio dare atto, perché io sono una persona intellettualmente onesta, che il governo è venuto progressivamente sulle richieste della città mostrando rispetto per la città. Non è un'opinione del sindaco. Vedrete, quando faremo la monotematica, se lo volete chiaramente, qual era la proposta iniziale che veniva dal commissariamento e da Invitalia e qual è l'accordo che firmeremo domani. Noi non avremmo mai potuto raggiungere questo accordo,
se non ci fossero state le lotte di questi anni, le difese della città, l'ordinanza che inquina paga, le mobilitazioni del territorio, i cortei, le manifestazioni, le assemblee, le elezioni democratiche, le azioni giudiziarie che sono ancora pendenti. Voi sapete che c'è una questione in Corte Costituzionale che rimane là. Nello stesso tempo abbiamo sempre detto che noi non volevamo altro che la cooperazione istituzionale col governo nazionale e col governo regionale. Quindi io credo che questo, che poi entrerò nel dettaglio il 24, perché poi quello che sarà la discussione del Consiglio la vorremmo portare nella cabina di regia, nel massimo rispetto del Consiglio Comunale, perché questo è un altro risultato che abbiamo ottenuto, il passaggio dell'intesa in Consiglio Comunale, perché noi abbiamo sempre difeso le prerogative della città, e le prerogative della città non sono solo il sindaco, la prerogativa della città sono innanzitutto il popolo napoletano, poi sono gli organi rappresentativi e tra questi sì c'è il sindaco eletto direttamente, ma ci sono i consiglieri comunali, c'è il consiglio comunale e c'è la municipalità. Quindi io credo che questo risultato è un risultato importante per il metodo con cui è stato raggiunto, e voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Napoli, non solo la parte politica, per il lavoro enorme che è stato fatto, tecnici, amministrativi, aspetto legale, tutte le articolazioni, e chiaramente i tre assessori che maggiormente hanno lavorato, il vice sindaco e assessore dell'ambiente Raffaele Del Giudice per la parte delle bonifiche, l'assessore calabrese per la parte delle infrastrutture e l'assessore episcopo sulla rigenerazione urbana. Chiudo con i titoli della rigenerazione urbana. Recupero della balneabilità, spiaggia libera, recupero della linea di costa, arretramento o smantellamento di tutti gli insediamenti sulla spiaggia, recupero del borgo come borgo di pescatori, anzi con la sua completa riqualificazione, parco, recupero dell'archeologia industriale, edilizia con impatto ambientale assolutamente ottimale, e tutto quello che troverete nell'intesa che si andrà a fare. Esproprio dei suoli privati, un altro tema fondamentale, non ci saranno privati che avranno la possibilità di agire all'interno dei suoli che verranno acquisiti in mano pubblica, tutti, questo è un aspetto assolutamente importante sui quali fino all'ultimo minuto abbiamo lottato, su alcuni punti abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, compreso ieri sera, lo so che qualcuno li considera magari, come dire, dettagli, piccole cose o bizantinismi, ma sono cose importanti, cioè per noi questo accordo vale la credibilità di un'amministrazione e ovviamente il nostro operato sarà sottoposto come sempre al giudizio della gente, quindi non c'è nulla di segreto, non c'è nulla di poco chiaro. E un'altra cosa di cui andiamo particolarmente fieri come amministratori di questa città, che tutta la trattativa, chiamiamola così, per raggiungere questo accordo non ci ha fatto ridurre di un centimetro politico la nostra autonomia politica, cioè non c'è nessun aspetto di controprestazione da qualsiasi altra parte, quindi questa secondo me, e lo vedrete quando andremo nel dettaglio di tutte le cose, è una grande vittoria della città. È evidente, chiudo, che non tutti saranno contenti. So che ieri c'è stata un'assemblea, io non ero presente perché ero impegnato con la vicenda degli incendi, in municipalità a Bagnoli piuttosto infuocata, sono convinto che ci saranno giornate difficili, il compito nostro è spiegare, tenendo presente che questo è un accordo che ovviamente deve essere attuato, quindi ogni proposta dal Consiglio Comunale alle municipalità, al territorio, al popolo, alla gente, purché vada nella direzione di quello che abbiamo detto, parco pubblico, recupero del territorio, bonifica, spiaggia pubblica e libera, lungomare, eccetera. E poi vi invito tutti a guardare il progetto iniziale dal progetto finale. Se non ci fosse stata la determinazione della città e la determinazione di questa amministrazione, noi non l'avremmo raggiunto. Tenete presente che noi l'abbiamo detto in modo molto chiaro al governo e lo troverete anche nell'intesa con alcune parole chiave e chiare che sono state addossate a una richiesta specifica dell'amministrazione. Cioè se non ci fosse stata la volontà precisa dell'amministrazione e, come dire, se noi non avessimo appunto ceduto su nessun punto, noi abbiamo detto in modo molto chiaro al governo che noi ci saremmo assunti la responsabilità di non firmare l'intesa.
Quindi per noi l'intesa o teneva tutti i punti salienti per cui ci siamo impegnati nel programma politico per cui siamo stati eletti, noi non l'avremmo firmata l'intesa. Ci auguriamo di poter avere il contributo da parte di tutte le forze politiche, il contributo della città. Noi siamo contenti che questa intesa è stata firmata e verrà firmata in un luogo istituzionale, in prefettura, perché come abbiamo sempre detto, l'intesa su Bagnoli, bonifica e rigenerazione urbana, un accordo storico, la Bagnoli del futuro e non la Bagnoli futura, non poteva che avere la firma del ministro, del presidente della regione e del sindaco. Non potete non prendere atto che la prossima cabina di regia sarà presieduta dal presidente del consiglio. Questo vi fa comprendere come la città di Napoli abbia avuto il riconoscimento del rispetto che merita. Adesso sta a noi trasformare quel luogo che per troppi anni è stato un luogo fermo, immobile, in un luogo in cui si faccia finalmente per prima cosa la bonifica, che ci possa stare quindi lavoro per tante persone, che ci possa stare recupero del territorio. E io sono convinto che questo risultato, se non ci fosse stata una convergenza che va anche al di là della nostra maggioranza politica, intendo non solo qua dentro ma anche in città, noi non l'avremmo potuto raggiungere. Io, noi, la forza della città nella trattativa con il governo nazionale l'abbiamo avvertita. Per questo oggi nel concludere mi sento di ringraziare, ma sinceramente non tanto e non solo come ho fatto l'amministrazione comunale, il consiglio comunale, ma la gente. La gente che devo dire anche nei momenti difficili, quando siamo stati accusati di stare in modo isolato su una roccaforte come se stessimo difendendo un cadavere, noi stavamo difendendo semplicemente l'idea di una città diversa e abbiamo acquistato il rispetto. Rispetto che noi sappiamo dare agli altri interlocutori, perché non abbiamo presunzione, non abbiamo prosopopea, anche le nostre idee possono essere criticabili, anche il Consiglio Comunale potrà, se si farà la monotematica, ulteriormente migliorare questo accordo, ma mi posso dire che è un accordo che non tradisce la città, anzi l'abbiamo servita in questi mesi, non arrendendoci nemmeno per un momento e nemmeno nei momenti difficili, forse anche nei momenti in cui la città non capiva perché non potevamo fino in fondo raccontare quello che era il lavoro che stavamo facendo per evitare che tutto potesse saltare. È stata una trattativa molto ma molto difficile. Si è riuscita a vincere perché oggi Napoli ha una sua autorevolezza, grazie al suo popolo, grazie ai suoi abitanti, grazie alle sue idee. Quindi io mi fermo qua e sono a disposizione, siamo a disposizione per entrare nel dettaglio. Riteniamo immediatamente dopo l'intesa, visto che c'è una seduta già convocata, il 24 si potrebbe fare una monotematica esclusivamente su Bagnoli, dove noi entreremo nel dettaglio e ci sottoporremo a ogni punto per avere idee, per avere critiche se necessario, per avere suggerimenti. Siamo completamente aperti da ogni punto di vista. Grazie. Grazie, grazie sindaco.